Buonasera, benvenuti a tutti a questo quinto aperitivo degli Osservatori Digital Innovation, dedicato ai nuovi ecosistemi di innovazione per il New Normal. Innanzitutto ci presentiamo, io sono Alessandra Lucce, direttore degli Osservatori Startup Intelligence e Digital Transformation Academy. Buongiorno, buonasera a tutti anche da parte mia. Io sono Filippo Frangi e sono ricercatore dell'Osservatorio Startup Intelligence. Bene, allora l'obiettivo di questa sera naturalmente è raccontarvi alcuni elementi delle nostre ricerche per darvi appunto l'opportunità intanto di conoscerle e lo faremo anche navigando sul nostro sito in modo che vi sia poi anche facile trovare queste informazioni se aveste bisogno di trovarle. L'argomento di cui parleremo questa sera sarà sviluppato sfruttando i risultati dell'Osservatorio Startup Intelligence, è uno dei 46 osservatori Digital Innovation, un osservatorio che ormai ha una sua storia, è nato nel 2014 ed è nato con l'obiettivo di accompagnare le imprese in un necessario rinnovamento dei modelli di innovazione. Le imprese si sono trovate in quest'ultimo decennio sempre più a fronteggiare temi, macro trend importanti, primo fra questi la digital disruption, ma naturalmente anche trend che coinvolgono le nuove modalità di fare ricerca e sviluppo, l'infedeltà dei clienti e quindi naturalmente fare innovazione anche nei confronti di nuovi player che possono essere appunto mega gruppi internazionali piuttosto che microscopiche. Che startup sta diventando sempre una sfida più sentita da qualsiasi impresa, anche la più grande, la più ricca, la più dotata di asset. Bene. In particolare, l'Osservatorio Startup Intelligence supporta le aziende in questa ricerca di nuovi modelli di innovazione più agili e più aperti attraverso una serie di attività che sono principalmente attività di ricerca, che sono, diciamo così, il nostro core business, ricerca che ha l'obiettivo di aiutare nell'identificare e conoscere meglio gli scenari di innovazione di frontiera, quindi avere una visione più chiara di dove sta andando l'innovazione. Un'ulteriore attività di cui ci occupiamo è lo scouting di startup innovative, quindi attraverso le nostre ricerche noi siamo in grado di mappare, censire, analizzare tutte le startup a livello internazionale di determinati ambiti di interesse delle aziende che lavorano con noi e anche di portarne alcune al Politecnico per il loro pitch, quindi con degli incontri diretti. E poi a questo aggiungiamo anche delle attività più di sensibilizzazione su quelli che sono i nuovi approcci all'innovazione, quindi nuove metodologie, nuove strutture organizzative, nuovi processi, nuovi anche approcci e mindset. Sono queste ultime giornate di lavoro in cui le aziende vengono proprio coinvolte attivamente anche in attività di gruppo, proprio perché la community che si è aggregata intorno al progetto è forse uno degli asset principali del progetto stesso, quindi proprio la community degli innovatori di azienda, di coloro che si occupano di innovazione in azienda e che hanno un gran bisogno anche di confrontarsi, di fare experience sharing, proprio perché questo ruolo è anche un ruolo abbastanza nuovo e quindi ha bisogno proprio di essere definito. Quindi questo è un po' nel complesso l'osservatorio. L'edizione corrente dello Startup Intelligence si concluderà a giugno di quest'anno e a ottobre partiremo con la prossima edizione. Presenteremo la nuova edizione al kick-off che si terrà il 28 di giugno nel pomeriggio. Naturalmente voi che vi siete iscritti a questo appuntamento, a questo aperitivo, riceverete l'invito a questo appuntamento, che è un appuntamento anche in questo caso free, e dove avrete appunto la possibilità di conoscere tutte le attività di ricerca, di scouting e di sensibilizzazione che avremo a programma per la prossima edizione, ma soprattutto attraverso la testimonianza e la voce proprio delle aziende che hanno lavorato con noi in questi anni e che probabilmente appunto sono i migliori, diciamo, testimoni anche per rispondere poi alle vostre eventuali domande. A questo proposito vi ricordo che questo appuntamento ha l'obiettivo proprio di rispondere ai vostri dubbi e domande, quindi naturalmente attraverso la chat ponetecele e quindi dedicheremo poi uno spazio assolutamente a questo. E anzi, ci fa molto piacere poter interagire con voi. Bene, bene Filippo. Allora io magari vi presenterei proprio l'Osservatorio Startup Intelligence con un brevissimo video.
che è molto esplicativo, diciamo, dello spirito del progetto e anche di quello che facciamo. Serve un nuovo approccio all'innovazione, più agile e più aperto. Le imprese devono innovare il loro modo di fare innovazione. L'Osservatorio Startup Intelligence dal 2014 ha la missione di favorire la contaminazione tra imprese e startup digitali in un'ottica di open innovation. Cosa facciamo in concreto? Forniamo informazione e dati continuativamente aggiornati sull'innovazione tecnologica e di business, sfruttando le competenze pluriennali dei ricercatori dell'osservatorio di riferimento. Supportiamo lo scouting di startup che possono diventare fornitori di soluzioni digitali e partner di business innovativi. L'Osservatorio rappresenta un canale innovativo di sensibilizzazione sulla nuova cultura dell'innovazione digitale per le aziende partner. Diamo visibilità ai partner impegnati nel proprio percorso di trasformazione culturale. Dal 2014, Startup Intelligence aggrega la prima e più ampia community di innovation manager in Italia, con l'intento di condividere esperienze, progetti, successi e difficoltà. Siamo l'Osservatorio Startup Intelligence e questa è la nostra missione. E voi? Pronti per il lancio? Ottimo, grazie mille alla regia. E abbiamo cercato di dare un po' di suggestione anche dello spirito che anima il progetto e un po' in generale tutti gli osservatori digital innovation. Le nostre ricerche, come vi dicevo, hanno cercato quest'anno di comprendere quelli che sono state anche l'eredità del 2020, un 2020 sicuramente impegnativo per tutti. Un 2020 che ha mostrato alcune debolezze, ma anche alcune opportunità alle imprese, alla pubblica amministrazione, ai singoli cittadini, che ha trasformato il modo di lavorare di tutte le organizzazioni. E un 2020 che, come ho sentito ieri a una trasmissione, ci ha fatto capire come eventi come quello pandemico in realtà attaccano i sistemi esistenti e in qualche modo li indeboliscono, li rendono meno efficienti ed efficaci. Ed è esattamente quello che è successo ai nostri sistemi economici, ai nostri sistemi tradizionali. Quindi le imprese sono state fortemente impattate dalla pandemia e capiamo come hanno reagito. Qui magari appunto abbiamo una visione di insieme che magari se possiamo fermare così facciamo qualche commento. Abbiamo chiesto a un numero di grandi imprese, quindi quest'anno abbiamo rivolto una survey a grandi imprese, a cui hanno risposto più di 150 grandi imprese italiane, quindi con più di 250 dipendenti. Abbiamo anche svolto una survey alle PMI, che ha coinvolto più di 500 PMI, e anche una survey alle startup high tech, a cui hanno partecipato 213 startup. Abbiamo chiesto alle grandi imprese qual è stato l'impatto della pandemia sull'innovazione digitale. Questa è una domanda che abbiamo posto a ottobre 2020, quindi diciamo in piena pandemia e in un momento in cui le imprese avevano già tirato un po' le prime somme su quello che era avvenuto. Allora, come vedete, a colpo d'occhio già si capisce in modo anche sorprendente come per le grandi imprese la pandemia sia stata forse più uno stimolo che un ostacolo. Quindi vedete che le barre azzurre sono state maggiormente votate rispetto alle barre rosse. Se entriamo nel merito, diciamo, di questi dati, vediamo che principalmente è aumentato la consapevolezza da parte del top management di quello che può essere il ruolo dell'innovazione digitale. Sappiamo bene che l'innovazione digitale
è stata la leva su cui molte organizzazioni hanno potuto contare per dare continuità al proprio business e alle proprie attività. E diciamo il mantra ormai è mai più senza digitale quasi per tutte le organizzazioni, pur con le difficoltà, i costi e gli aggiornamenti che tutti siamo stati costretti ad approntare. E poi vediamo anche che la pandemia ha spinto una maggior collaborazione fra le funzioni, quindi come sempre nei momenti di crisi, di emergenza, l'avere un obiettivo comune naturalmente fare remare tutti dalla stessa parte. Altro elemento interessante è stato l'aumento dell'approccio all'open innovation. Come vedete, per un 34% delle imprese è stato proprio uno stimolo evidente, con un occhio di riguardo alle collaborazioni con le startup, che in molti casi sono state proprio l'alleato ideale per le imprese per uscire velocemente da situazioni appunto critiche. E gli esempi in Italia non mancano: noi abbiamo censito più di 256 startup high tech che sono intervenute quasi sempre in forma gratuita per offrire i propri prodotti e servizi proprio per fronteggiare gli effetti della pandemia. Quindi un dato veramente clamoroso solo a livello nazionale. Ecco, come vediamo invece relativamente proprio allo sviluppo stesso dei progetti di innovazione, qui magari possiamo anche far andare la grafica, questo è un grafico animato, è uno dei nuovi prodotti del nostro sito e quindi è disponibile sul sito, un video di 2 minuti credo, che appunto ha anche una voce che non è la mia ma è una voce più professionale e più diciamo impostata che descrive questi dati. Ecco, come vedete rispetto allo sviluppo dei progetti di innovazione invece la situazione è un po' più dibattuta, quindi da un lato ci sono state imprese che hanno spinto maggiormente per concludere progetti avviati o per lanciarne di nuovi, e però dall'altra lo stesso numero di aziende invece si è trovata in difficoltà verosimilmente per un problema di mancanza di risorse o di prudenza e che forse ha bloccato alcuni progetti. Ecco, questo video, come vi dicevo, è uno dei nuovi prodotti, ne trovate numerosissimi all'interno del nostro sito. Ulteriori prodotti nuovi che abbiamo sono anche i grafici interattivi che permettono appunto di parametrizzare alcune variabili. Ecco, cosa è successo ai budget per l'innovazione digitale nel 2020, durante il 2020, quindi durante la pandemia? Durante la pandemia quasi la metà delle imprese ha ritoccato i propri budget, ma il dato interessante è che diciamo un 24% ha ritoccato questi budget al ribasso, ma un'altrettante parte invece ha aumentato il budget durante il 2020, quindi ha compreso la necessità di investire maggiormente nel digitale proprio per fronteggiare quello che stava succedendo, cogliendo magari delle opportunità, offrendo nuovi servizi, sviluppando nuove funzionalità, e come vedete addirittura un 2% ha aumentato questo budget ICT oltre il 25%. Qui il campione è sempre superiore alle 150 grandi imprese, quindi un campione assolutamente significativo rispetto alle grandi imprese. Quindi durante il 2020, come vedete, la consapevolezza rispetto al digitale è cresciuta moltissimo e come avete visto è aumentata la consapevolezza da parte dei vertici aziendali ed è aumentato anche l'orientamento verso l'open innovation, quindi verso la collaborazione anche con startup. Altro dato interessante è il fatto che le grandi imprese italiane abbiano durante la pandemia anche partecipato ad iniziative a sfondo sociale. Quindi questa è stata un'ulteriore domanda della nostra survey. E come vedete le aziende hanno principalmente partecipato con donazioni non monetarie, quindi di beni, servizi, in alcuni casi anche cedendo del personale in caso di necessità, si sono adoperate per partecipare a raccolta di fondi e poi hanno naturalmente anche collaborato con enti e aziende per progetti socialmente utili.
moltissime hanno anche, si sono anche inserite al progetto Solidarietà Digitale dell'allora Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale. Ecco, quindi nel complesso quello che ne deriva è un forte cambiamento da parte delle imprese con un maggior orientamento all'innovazione aperta, al comprendere che è necessario collaborare per migliorare, amplificare la propria capacità di innovazione, a volte anche per ridurre i costi dell'innovazione e forse anche per trovare delle soluzioni più efficaci e più velocemente. E la pandemia è stato proprio un catalizzatore, un acceleratore di questo processo. E quindi le imprese ci aspettiamo che per il 2021 colgano questo approccio, questo insegnamento, questa lesson learned, questo effetto positivo, diciamo, di questa gravissima pandemia, che nel complesso invece ha dato tanti elementi negativi e di cui sicuramente speriamo di ricordarci anche per questo elemento positivo. Ecco, tuttavia, per fare innovazione non basta investire, non basta capire che serve investire. È chiaro che le aziende devono lavorare su più assi e adesso nel proseguo del nostro aperitivo cercheremo anche, chiedo l'aiuto di Filippo per questo, di capire quali sono invece queste dimensioni importanti. Certo, grazie Alessandra. Come anticipavi, dal quello che abbiamo studiato, da quello che è emerso nelle nostre ricerche, è chiaro come il stimolo dell'innovazione debba in alcuni casi partire, o non posso prescindere dalla definizione di budget anche definiti per l'innovazione, ma poi ci sono tutto un altro sistema di modifiche, di adattamenti, processi che vanno appunto adattati per riuscire a stimolare la generazione di innovazione all'interno delle imprese. Per raccontare appunto questo concetto faccio riferimento a un altro contenuto che è disponibile sempre all'interno del nostro sito, che sono invece i grafici statici, che riportano ovviamente in modo statico i risultati più importanti che sono emersi dalla nostra ricerca. In questo caso appunto alla Sarbi, che abbiamo sempre erogato al campione di grandi imprese, in questo caso sono 157 le aziende rispondenti, abbiamo voluto cercare di comprendere quali fossero le principali criticità che le imprese incontrano nel cercare di generare e di stimolare la generazione di innovazione digitale all'interno delle organizzazioni. Risulta abbastanza chiaro come la sfida maggiore, l'ostacolo maggiore sul quale si stanno scontrando sia proprio l'integrazione con la strategia aziendale. In questo caso quindi risulta evidente la necessità di fare in modo che l'innovazione non sia un attore a sé all'interno dell'impresa, ma che sia il più possibile integrato all'interno dei processi aziendali, non sia una funzione posta lì solo per fare teatro, per dare visibilità su specifiche iniziative, ma deve essere una funzione che porti reale beneficio all'organizzazione. E per questo, ovviamente, per abilitare questa integrazione con la strategia, è necessario un fortissimo commitment da parte del vertice aziendale, prima di tutto. In secondo luogo, poi, vediamo come l'ingaggio della popolazione aziendale sia un'altra sfida spesso molto complessa. Quindi, ancora una volta, l'innovazione è giusto, sì, in alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali, definire una funzione, un'area, un dipartimento che sia che abbia il ruolo di gestire, di fare appunto da punto focale nello sviluppo dei progetti di innovazione, però non si può prescindere dal diffondere l'innovazione in modo trasversale e appunto diffuso all'interno dell'organizzazione. Come farlo? Gli strumenti principali ovviamente sono due. Il primo è la formazione, quindi bisogna fare in modo che la popolazione sia formata, che sia anche diffusa una cultura dell'innovazione all'interno della popolazione aziendale, e poi una volta che la popolazione viene formata bisogna anche dare lo spazio, il tempo alle persone per chiaramente contribuire nei processi di innovazione, non solo proponendo le idee, dando degli spazi in cui la popolazione può proporre delle idee, ma anche
sviluppando essi stessi in prima persona progetti di innovazione che magari sono stati loro a proporre, a portare sul tavolo. Al terzo posto poi troviamo come, diciamo, terza leva fondamentale l'integrazione con il business. Quindi l'innovazione non può prescindere dal coordinamento con il business. Per fare in modo che sia davvero in grado di portare benefici, ovviamente è necessario che il business espliciti i propri bisogni, contribuisca anche esso stesso ai processi di innovazione per dare anche in questo caso una linea guida, una direzione a quelle persone che si occupano di sviluppare innovazione su quelli che sono i progetti che possono portare reale beneficio appunto all'organizzazione. Questi sono un po' gli spunti principali che sono emersi dalla nostra ricerca, poi trovate qua altre criticità, e sono diversi gli strumenti che ovviamente le imprese possono mettere in atto per superare queste sfide. Uno di quelli che abbiamo messo a disposizione, oltre all'osservatorio Startup Intelligence, come raccontava prima Alessandra, è proprio il programma tematico del nostro osservatorio. Si tratta di un insieme di webinar di cadenza annuale, quindi che accompagnano gli abbonati da gennaio fino alla fine dell'anno, che forniscono diversi strumenti a imprenditori, a manager, a start-upper che sono interessati appunto a queste tematiche. All'interno di questo programma potete trovare tematiche più di metodologie, come ad esempio qui si può vedere il tema della Blue Ocean Strategy, tematiche anche più legate ai processi aziendali, come la revisione del processo di acquisti o aspetti più legal, sempre per cercare di stimolare la collaborazione con attori nuovi, come sono le start-up. E poi trovate altre tematiche di, diciamo, stima e analisi dell'ecosistema di start-up, ecosistema imprenditoriale e di innovazione digitale all'interno delle imprese. All'interno di questo programma ovviamente non può mancare il tema dell'open innovation, che è uno dei temi centrali che già abbiamo trasversalmente citato più volte in questo appuntamento, e che appunto è un asset, è un processo a cui le aziende non possono più fare a meno. Proprio riguardo al tema dell'open innovation, all'interno sempre del sito osservatori.net, in particolare nella sezione del blog, tra le guide digitali potete trovare proprio una guida digitale, tra le altre che potete vedere adesso all'interno di questa pagina, una guida digitale dedicata al tema dell'open innovation, in cui appunto si ripercorre un po' quali sono i temi chiave di questa importante teoria, partendo appunto ovviamente dalla teoria, da dove è nata a livello accademico questo tema, appunto proponendo quella che è la definizione in origine proposta da Chesbrough nel 2003 e poi rivista nel 2006 e anche negli anni successivi. Henry Chesbrough, che è stato anche uno è tuttora uno dei principali studiosi del tema e che anche in questo periodo di pandemia ha evidenziato in modo chiaro all'interno di suoi articoli come l'open innovation possa essere, soprattutto in momenti di crisi, un importantissimo strumento per accelerare i processi di innovazione, ma non solo. E anche evidenziato, un po' come abbiamo fatto, come abbiamo visto all'interno delle nostre ricerche, come appunto questo periodo abbia portato stimoli a collaborare anche con attori che non sono quelli tradizionali. Poi all'interno di questa guida trovate altre sezioni, come quella più che entra più nella pratica, su quali sono le principali attività che le imprese possono mettere in atto per sviluppare open innovation, quindi inbound open innovation, cioè lo sforzo a adottare internamente degli stimoli di innovazione che provengono dall'esterno, un po' il tema anche di più immediata comprensione quando si parla di open innovation, e poi il meno utilizzato attualmente, cioè l'outbound open innovation, che significa esternalizzare stimoli che nascono internamente ma che poi non trovano modo di essere sviluppati appunto all'interno dell'impresa. Chiaramente quando si parla di open innovation non si tratta solo di presentare quelle che sono le attività che le imprese possono sviluppare di open innovation, ma ancora una volta non è solo teatro, non è solo far vedere una call for ideas, una call for startup, un hackathon, ma anche in questo caso è necessario
avviare un vero processo di trasformazione culturale e organizzazione, non avendo timore appunto di quello che viene da fuori, abbandonando un po' la sindrome del not invented here, quindi della paura di ciò che non è stato inventato all'interno dell'azienda, appunto per avviare una diffusione all'interno dell'organizzazione di questa mentalità. Due parole appunto su quelli che sono anche gli attori con cui si possono sviluppare progettualità di Open Innovation. Ancora una volta all'interno di questo grafico molto velocemente si può evincere come gli attori di fonti di stimolo e informazione per l'innovazione che le imprese dichiarano essere state una fonte appunto negli ultimi 3 anni sono tuttora degli attori più, definiamoli tradizionali, quindi il vertice, funzioni aziendali, tra cui appunto principalmente il business, società di consulenza, vendor. Però se si guarda a quello che è la previsione da parte di manager che hanno risposto alla survey, delle fonti di stimolo per i prossimi 3 anni, si vede come sempre di più attori nuovi che si stanno, con cui le imprese stanno iniziando a collaborare, si prevede assumeranno sempre più importanza, per cui ad esempio una forte crescita delle università e centri di ricerca e anche delle start-up che, come racconterà a breve Alessandra, anche nel periodo di pandemia hanno giocato un ruolo fondamentale. Prima appunto di passare nuovamente la parola ad Alessandra, chiudo la mia parte presentando quella che è l'infografica, che invece è un altro prodotto che viene prodotto appunto dal nostro osservatorio e da tutti gli osservatori a cadenza annuale, che presenta un po' quelli che sono i messaggi chiave emersi dalla ricerca annuale dell'osservatorio. Quindi trovate la parte dedicata ai budget, che in parte ha già raccontato in precedenza Alessandra, tutti i dati relativi all'adozione di Open Innovation, per cui aggiungendo a quello che ho raccontato prima, si evince come l'adesione, l'effettivo svolgimento di iniziative di Open Innovation tra le grandi, grandissime imprese sia ormai diffusissimo, quindi quasi 8 aziende su 10 ormai lo sviluppano, dato che è in continua crescita di anno in anno, e anche le piccole e medie imprese, seppur con un dato decisamente più ridotto, anche loro figurano anno in anno una crescita del livello di adozione, probabilmente anche avendo visto, prendendo da spunto quelle che sono le iniziative sviluppate dalle grandi imprese, anche e soprattutto i risultati che sono stati ottenuti dalle grandi imprese. Ovviamente, come anticipavo, quando si parla di Open Innovation, le startup devono giocare un ruolo fondamentale, secondo il nostro punto di vista. Qui qualche dato su quanto le imprese già collaborano con startup, quindi sono messaggi molto in linea con quello che abbiamo raccontato in precedenza, con le grandi imprese che ovviamente con numeri minori rispetto all'adozione Open Innovation, però in grande parte collaborano o comunque sono già interessati, hanno in programma di collaborare con startup, mentre le piccole e medie imprese inseguono con percentuali decisamente più ridotte, anche se ancora in questo caso in crescita di anno in anno. Detto questo, come anticipato, passo nuovamente la parola ad Alessandra, che racconterà appunto qual è stato il ruolo fondamentale che le startup hanno giocato in questo periodo di pandemia, tanto da spingerci a coniare il termine dell'effetto startup come effetto che secondo noi le aziende dovrebbero sempre di più seguire. Grazie Filippo. Sì, grazie mille. Quindi di fatto un maggior ricorso dell'Open Innovation anche dichiarato, questi appunto sono dati, questi presentati da Filippo, che comunque abbiamo rilevato, come vi dicevo, ottobre del 2020, quindi parliamo di aziende che durante il 2020 hanno pensato di sviluppare attività di Open Innovation. Le startup, come vi ho anticipato, sono state una grande sorpresa, una grande risorsa per il nostro paese,
durante il 2020 si sono impegnate fortemente. Noi abbiamo analizzato soprattutto le azioni da parte delle startup high tech e quello che è emerso è che il 63% delle startup high tech sono scese in campo per fronteggiare quei propri servizi, prodotti, anche prodotti e servizi nuovi, ideati, pensati proprio per contrastare gli effetti della pandemia, piuttosto che il rilascio magari di prodotti e servizi esistenti in forma gratuita. Quello che ne emerge, che ne è emerso dalla ricerca è che questo è avvenuto anche per in più casi per la stessa startup. Possiamo citare ad esempio il caso di WeSchool, che è la startup che ha prontamente messo in DAD più di 1,5 milioni fra studenti e professori. Lo ha fatto assolutamente in forma gratuita, anzi sostenendo per tutto il primo periodo i propri costi per il cloud, per la connessione, e formando il corpo docente. Molti di noi avranno usato l'applicazione YouFirst per la gestione delle code, moltissime catene, tra cui Esselunga, IKEA, piuttosto che Prenatal, ne hanno fatto uso. Anche YouFirst si è reso disponibile in forma gratuita a tutti gli esercizi commerciali fino a giugno 2020. Quindi effettivamente questa è stata una grande rivelazione. Molte startup, il 30%, hanno cambiato il proprio modello di business proprio per far fronte a nuovi bisogni, quindi non tanto per sopravvivere, ma proprio per far fronte a nuovi bisogni emersi. Ecco, l'insegnamento quindi che ne emerge, quello che appunto Filippo ha citato come effetto startup, è qualcosa che noi abbiamo definito prodigioso e che ci auguriamo che anche le imprese facciano proprio, e che è basato su tre pilastri fondamentali. Il primo è proprio quello legato alla capacità di pivotare, quindi di sperimentare, di provare in modo veloce, capire anche cosa abbandonare e cosa proseguire velocemente per rispondere al cambiamento nei bisogni, e che è tipico delle startup, che anzi fanno del cambiamento proprio l'elemento un po' propulsivo del loro business, ma che spesso invece è più difficile da connaturare, diciamo, nell'attività delle imprese. Secondo elemento è la multidisciplinarietà, cioè comprendere che l'innovazione ormai non si fa più da soli, ma è necessario poter contare su asset e competenze che molto complesse, molto diversificate, che non sempre possono risiedere in un'unica organizzazione, e quindi la necessità di un ecosistema. Questo è il terzo pilastro, e quindi proprio la creazione di un ecosistema con cui interagire, avere relazioni, sapere dove andare a trovare tutto quello che mi serve per fare innovazione e in qualche modo amplificarla. Quindi questo effetto startup è un po' l'eredità per creare proprio nuovi ecosistemi di innovazione per il new normal, che ci auguriamo rimanga anche come cultura anche nelle imprese tradizionali. Bene, se abbiamo magari ancora qualche minuto, non so se è arrivata qualche domanda, magari possiamo vedere cosa ci aspetta per il 2021, sempre usando questa infografica. Abbiamo chiesto naturalmente alle imprese come sarà il budget in innovazione digitale nel 2021 e quali saranno le destinazioni degli investimenti principali. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una notevole crescita dei budget ICT, anche con delle crescite consistenti, anche doppie rispetto alle crescite del PIL nazionale. Per il 2021 in realtà abbiamo una battuta d'arresto rispetto a questi trend di crescita, ma abbiamo comunque un segno positivo. Quindi da quello che ci hanno dichiarato le imprese che abbiamo intervistato, quindi le 150 e passa grandi imprese, le 500 PMI, il budget ICT nel 2021 aumenterà, come vedete, di uno 0,89%. E questa conferma della grande importanza che il digitale ha ormai assunto, della sua inevitabilità per qualsiasi tipo di business.
E quindi le imprese, dove possibile, cercheranno comunque di mantenere dei budget significativi e utili per la propria innovazione. Questo dato ovviamente media valori diversi, quindi una crescita più importante per le grandi e grandissime imprese, mentre le PMI saranno un po' più in sofferenza, in particolare le piccole imprese invece ci hanno dichiarato una diminuzione, un calo dei budget nel 2021. Le piccole imprese infatti durante la pandemia hanno sofferto di più, ovviamente per mancanza di risorse, ma anche per mancanza di competenze, di cultura per fronteggiare i grandi cambiamenti avvenuti. E quindi in questo momento si trovano a rincorrere due obiettivi. Il primo è appunto quello legato alla pandemia, il secondo invece è un po' il ritardo che scontano negli investimenti in digitale e che hanno accumulato in questi anni, e quindi per loro sarà un po' più faticoso recuperare la situazione. Le grandi imprese che invece hanno investito molto negli anni precedenti, soprattutto in quelli che sono le strutture di base, quindi parliamo i sistemi ERP, CRM, i database, il cloud, ecco, si sono fatte trovare più preparate rispetto a quanto è successo. In cosa si investirà nel 2021? La pandemia ha un po' dettato l'agenda del 2021, quindi le grandi imprese mantengono al primo posto gli investimenti in information and security, che tuttavia con la pandemia è un tema su cui le imprese stanno investendo molto da anni, da almeno 4-5 anni, diciamo è nella top 10 delle aree di investimento, ma che naturalmente con la pandemia, che ha reso le imprese in qualche modo più esposte a causa della remotizzazione, dell'incremento dell'e-commerce, ma anche dell'adesione a piattaforme, e quindi il tema dell'information security è salito ancora di più alla ribalta. Al secondo posto troviamo il tema dei big data, e anche questo è un evergreen ormai da qualche anno, nel tentativo chiaramente di costruire una data driven enterprise, ma salgono al terzo, al quarto posto e-commerce, come vedete col 33% delle scelte come investimento prioritario, e i sistemi di smart working che appunto sono tra le priorità nel 30% delle imprese, ma in realtà sono nell'agenda di quasi tutte le imprese, cioè l'80% delle imprese ha investimenti smart working nel budget. Quindi queste sono due voci che sono salite molto nell'interesse appunto delle imprese rispetto agli anni precedenti. Se andiamo a vedere piccole e medie imprese, anche in questo caso la pandemia ha stravolto diciamo la classifica delle priorità di investimento, che non sono mai state né smart working né security per le PMI in questi anni, e invece assumono il primo e il secondo posto. Come vedete però le percentuali di queste voci sono inferiori rispetto ai numeri che vediamo nel primo e nel secondo posto delle grandi imprese. Come vedete nelle grandi imprese information security al 45% delle preferenze, nelle piccole e medie imprese la prima voce, cioè sistemi di smart working, al 33%. In effetti le prime 10 priorità di investimento delle piccole e medie imprese si distribuiscono in una forchetta che va dal 33 al 23%, quindi con pochi scostamenti tra di loro, tra queste prime 10 voci. E questo a riprova che le piccole e medie imprese sono costrette veramente a investire su più fronti, perché devono proprio recuperare un divario di innovazione tecnologica complessivo, quindi su tutte quelle che sono un po' le aree su cui invece magari le grandi imprese hanno già lavorato da tempo. E poi, come vedete, al secondo posto per le PMI Information Security, che anche per loro si è mostrato come un elemento di debolezza, e poi cloud e naturalmente i sistemi per la logistica e il delivery, perché naturalmente quella che è stata l'interconnessione, il trasferimento dei beni è stato chiaramente una voce critica durante tutto il 2020, e probabilmente le imprese hanno compreso di dover rivedere questi processi, digitalizzarli, renderli più veloci, più flessibili, più controllati. Quindi questo è un po' quello su cui le imprese investiranno e dedicheranno la maggior parte delle proprie risorse nel 2021.
Intanto, bene. Alessandra, vedo che è arrivata una domanda da Marco su un tema che tra l'altro so esserti molto caro, quindi non so se vuoi rispondere direttamente tu. Marco chiede, ecco. Secondo noi, come il governo sta aiutando l'ecosistema. Ok, grazie Marco della domanda. Allora, abbiamo assistito negli ultimi 2 anni a una spinta da parte istituzionale nel mondo delle start-up, con la creazione del fondo dell'innovazione, tutta una serie di dispositivi come Smart Start, e quindi si è dimostrata attenzione rispetto a questo fenomeno che nel nostro paese ha dei numeri molto sottodimensionati rispetto al resto d'Europa, quindi noi investiamo 2/5 rispetto alla Spagna, un nono, un decimo rispetto alla Francia e all'Inghilterra e alla Germania, anzi, quindi veramente abbiamo degli ordini di grandezza ridottissimi, ok? Gli investimenti in startup in Italia sono stati dimensionati dall'osservatorio Startup High Tech intorno ai 700 milioni di euro per il 2020 e nel 2019 era un numero simile, ok? Quindi veramente parliamo di numeri ridotti. Quindi abbiamo visto sicuramente una maggiore attenzione a questo fenomeno, un'attenzione che non ha però cambiato l'interesse nei confronti di questo ecosistema, la prudenza nell'investire in questo ecosistema e che quindi ha lasciato i numeri come erano. Ho avuto l'occasione domenica di leggermi tutto il piano nazionale per il rilancio e la resilienza e su 260 pagine ho trovato solo 20 righe dedicate alle start-up. E questo ovviamente mi ha un po' stupito, tra l'altro 20 righe che non introducono nessuna elemento strutturale al fenomeno, diciamo, ma qualche generico incitamento a investire nelle startup, ecco. E quindi in realtà non si vede ancora il cambio di passo rispetto a questo fenomeno nel nostro paese, di cui invece dovremmo veramente avere bisogno. Perché? Perché le startup siamo convinti che siano veramente un asset fondamentale per il nostro paese, intanto perché sono fonte di ricerca e sviluppo e anche la ricerca e sviluppo è un ambito in cui l'Italia è indietro rispetto all'Europa, mentre le startup, almeno in tutta la prima fase di avvio della startup, fanno ricerca e sviluppo, quindi non fatturano niente ma investono in ricerca e sviluppo, quindi sono un asset importantissimo per il nostro paese proprio per questo. In secondo luogo sono fonte di occupazione, quell'occupazione pregiata che nel nostro paese manca, quell'occupazione che evita ai cervelli di andare all'estero. Quindi le startup offrono quelle belle posizioni ai nostri talenti. E quindi avere più startup significa anche trattenere i cervelli nel nostro paese. Le startup sono fondamentali non solo per l'Italia, facciamo l'esempio dei vaccini, ok? Il vaccino BioNTech, quello Pfizer per intenderci. BioNTech è una startup fondata 10 anni fa, lo sapete, da una coppia di scienziati turchi, che appunto Pfizer ha compreso che per sviluppare il suo vaccino doveva collaborare in un'ottica di open innovation con un ex startup, ma comunque con un'azienda che ancora lavora con una startup. Lo stesso vale per Moderna, anche Moderna è un ex startup, anche questa è un'azienda biotech che ha circa 10 anni di vita e che ha potuto sviluppare il suo vaccino grazie ai finanziamenti del governo americano. Quindi anche in questo caso un'azione di open innovation ha permesso di sviluppare questi vaccini. E questi sono proprio 2 esempi che noi abbiamo. Quindi anche noi italiani dovremmo capire quanto è importante questa risorsa, ma ripeto, ancora il cambio di passo non si vede. E Marco mi ha stimolato, scusate, ho parlato mezz'ora su questo tema. E va bene, penso di avervi dato comunque l'idea di come siamo messi. Perfetto, non mi sembra stiano arrivando altre domande nel frattempo, nel caso abbiamo ancora sì. qualche minuto. Ne approfitto magari per ricordare i prossimi appuntamenti
per quanto riguarda questo programma degli aperitivi con gli osservatori, appunto all'interno di questa pagina trovate tutti i webinar che già sono stati sviluppati, quindi sul tema smart working, artificial intelligence, eccetera, eccetera. Mentre il prossimo appuntamento sarà il 3 di giugno con il tema dell'omnicanalità a cura dell'osservatorio Omnichannel Customer Experience. E poi a seguire gli ultimi due appuntamenti. Esatto, e poi segnatevi comunque il 28 di giugno il kick-off dello Startup Intelligence, speriamo di avervi i nostri ospiti per confrontarci su tutte le attività che dovremo fare l'anno prossimo e saranno anche ben accetti i vostri suggerimenti, i vostri spunti. Perfetto, non arrivano altre domande, quindi secondo me possiamo salutare, in ogni caso... In ogni caso, se dovessi avere delle domande postume, cercheremo di rispondere via mail. Assolutamente, e poi questo video sarà comunque disponibile su YouTube, quindi lo troverete lì, e faremo comunque dei post dai nostri profili LinkedIn, quindi se ci seguite lì troverete tutto necessario. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Sei pronto a guidare l'innovazione? In un mondo dove la competizione è globale, l'innovazione digitale può fare la differenza. Ma servono nuove competenze. Gli osservatori Digital Innovation sono una fonte unica di informazioni, dati e conoscenza sui temi chiave dell'innovazione digitale. Con una sola missione: creare e diffondere conoscenza. Oltre 40 osservatori sui temi chiave dell'innovazione digitale. Oltre 100 professori, ricercatori e analisti impegnati in attività di ricerca. 150.000 professionisti che seguono le attività degli osservatori. Attraverso una piattaforma multimediale e interattiva che ogni anno offre 100 nuovi rapporti con analisi e dati esclusivi. 100 video brevi che in pochi minuti illustrano i temi chiave delle ricerche. 200 grafici statici e interattivi per un accesso esclusivo a tutti i dati. 200 eventi in streaming e on demand tenuti da analisti ed esperti. Osservatori.net ti dà accesso al know-how e agli eventi degli osservatori per restare costantemente aggiornato sui temi chiave dell'innovazione digitale. Osservatori.net, il punto di riferimento per chi vuole guidare il cambiamento.